che l'ha particolarmente colpita, favorevolmente colpita in tutte queste proposte che sono state fatte. Io vorrei sentire per una volta veramente un candidato che dicesse guardate signore, le cose qui non è che stiano tanto bene, cercheremo di fare il più possibile senza fare promesse inutili, stupide di tanti di loro. Le proposte sono sempre molto aleatorie, direi la verità. Di, diciamo intervenire sul, 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 sul problema degli, degli immigrati. Eh l'ambiente, i poveri che ci sono a Torino che non sono stati guardati e l'ordine pubblico. Troppi partiti, partitini, eh, tutti facevano come potevano. Tutti che rubano, cosa vado a votare? Io ne ho visto uno, ho visto dell'area cani, io sono molto amica. A, molto amica dei cani e quindi ho visto che molti... Hanno inserito, questa, inserito proposta. questa proposta che tutto sommato mi ha fatto piacere, poi il resto, guardi, più o meno, tutte e quattro si, si equivalgono mm. abbastanza. Personalmente non si sa più, no, non si ha più la certezza di, di, di chi votare. Ma di temi ne hanno toccati tanti, però di proposte ce ne sono parecchie, direi. Però siccome c'è sfiducia verso la politica, almeno da parte mia. Non, non trovo tutte queste proposte che fanno poi attuabili o realizzabili. Il Movimento 5 Stelle, magari qualcosa di concreto, penso che riescano a fare se continuano così. Diciamo che noi, essendo giovani, appoggiamo chi ha eh, proposto delle novità per noi giovani. Ecco. Stiamo stufi di sentire solo parole. Cosa andiamo a votare a fare? È una perdita di tempo. Ma dico la verità sono tutti uguali. Eh. Fa schifo tutto. Quello che cioè, sono stato interessato appunto per queste forze nuove che mi sembrano un'opinione personale. I ragazzi giovani mi sembrano abbastanza valide. Allora le 5 stelle penso che vanno avanti. Che pensino di meno agli zingari e di più ai nostri vecchietti. Io ne sono direttamente coinvolta e agli handicappati e ne sono direttamente coinvolta tanto non cambia niente, sia che voto che non voto. Si vota sempre in meno peggio. Il problema dell'immigrazione, di questi migranti che, che purtroppo ci stanno sostituendo qui la nostra identità, la nostra cultura e, e tante altre cose. Guardi, le proposte sono tante, sicuramente eh, poi bisogna vedere se vengono realizzate. Perché di proposte piacciono, tutto quello che dicono piace, perché, perché è giusto. Non l'ho no, neanche seguita, guardi, no, non mi interessa. Non ho, non ho seguito niente, quindi non saprei cosa dirle. La mia idea è che dopo vent'anni di un governo di un, di un unico colore, secondo me, Torino, nonostante siano state fatte cose dire, direi decisamente buone nel dopo Olimpiadi ha bisogno di un cambiamento. Vent'anni sono tanti, quindi proviamo qualcun altro. Quindi la soluzione al pendino su Torino, anche se in effetti potrebbe essere un voto di protesta, è pur sempre qualcosa di positivo. Io dico da torinese proviamo. Buonasera, ben, ben ritrovati. Allora, erano un po' di voci che abbiamo raccolto, così come si dice a caldo, questa mattina, subito dopo che si conoscevano un po' i risultati di queste elezioni amministrative. Sappiamo com'è andato. Fassino eh, con il 41-84% è in testa. Chiara Pendino, il Movimento 5 Stelle che supera il 30%. Il terzo raggruppamento, Lega Fratelli d'Italia, sostegno del notaio Alberto Morano con l'8,39%, molto più che Osvaldo Napoli, candidato di Forza Italia, col 5,32% e anche più di Roberto Rosso con 5,5%. Il risultato poi della sinistra di Giorgio Airaudo ha fatto 3,7%, Il Movimento 5 Stelle diventa il primo partito. In calo l'affluenza rispetto alle amministrative scorse votarono il 66% dei torinesi, questa volta il 57,19%, quell'altra volta però si era votato anche lunedì, magari anche questo un po' fa. Insomma, bene o male, in tanti o in pochi si è votato. Quale esce per Torino da queste, eh, vogliamo chiamarle semifinali, visto che si andrà al ballottaggio, qual è il quadro complessivo e adesso che cosa succederà. Ci interroghiamo un po' su questo con gli ospiti che ho eh, questa sera in studio e che sono Riccardo De Caria, buonasera, ben tornato, buonasera. editorialista del giornale, avvocato, docente di diritto pubblico all'Università di Aosta anche. Luca Rolandi, benvenuto, direttore della Voce del Popolo e anche della Voce del Tempo. Buonasera ben ritornato. Ben arrivato, Oscar Serra, coordinatore di redazione dello Spiffero, giornale online molto seguito e che segue molto la politica eh, locale. Buonasera. Buonasera, bentornato anche al professor Buonasera. Carlo Manacorda un po' il nostro ormai tecnico docente di economia all'Università di Torino e soprattutto esperto di contabilità pubblica. E bentornato anche a Maurizio Pagliassotti, scrittore, giornalista. Tanto per avere idea ha scritto due libri. Si intitola Chi Comanda, Uno, chi comanda Torino, l'altro Sistema Torino, Sistema Italia. Già, da qua si può. Un po' intuire, eh, insomma, che ha delle posizioni su, per molti versi piuttosto critiche. Poi nel corso della serata vedremo di alternare anche degli esponenti eh, politici. Questa sera in questo momento sono qui presenti per un po' un intervento, un commento post-elettorale eh, Fabrizio Ricca che era candidato con la Lega Nord ed era consigliere comunale, capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale e poi Guglielmo Delpero che era il candidato sindaco di Siamo Torino eh, Cosa facciamo? Vogliamo cominciare subito da voi Un parere un po' per voi una giornata piuttosto calda Lo è stata ieri, adesso è il momento che un po' si tirano le somme Fabrizio Ricca Io, Buonasera sì, è stata diciamo, ieri una giornata molto particolare perché ha vinto il partito del non voto. Comunque Torino che è sempre affezionata eh, diciamo, alle elezioni comunali ha sempre visto una grande partecipazione, ieri invece i torinesi hanno dato uno schiaffo alla politica in generale di questa città. Uh, tra cui ci siamo, ci siamo in mezzo tutti, quindi diventa un discorso non è partitico ma un discorso generale. Un voto che ha dato anche un segnale forte perché il voto su Fassino... Uh, diciamo, la grande sconfitta del, diciamo, del PD, io dico anche a livello nazionale, quella di Torino, dove è una città dove ha sempre governato con grandi numeri, ricordiamo che anche Amparino vinse dieci anni fa col 66%, Fassino vinse cinque <coughs> anni fa col 55%, in dieci anni hanno perso una ventina di punti, quindi ci fa capire quanto sia stata mal governata questa città, ogni anno che passa... Eh, diciamo, il, L'amore dei torinesi verso chi li governa è sempre, eh, è sempre meno e poi un voto di protesta anche causa nostra perché se il centrodestra fosse stato unito probabilmente sarebbe finito come a Milano ovvero al ballottaggio saremmo andati noi l'alternativa per i torinesi credibile a livello eh, di composizione partitica era quella del 5 Stelle e, e hanno deciso di dare loro la possibilità di andare al ballottaggio eh, secondo me è sbagliando ma poi questo è quindi eh... sostanzialmente Ricche interpreta questo voto come un voto di protesta è, un, è il voto di protesta perché eh, tantissimi io conosco tantissime persone che hanno votato me ieri e che eh, hanno, votato, hanno votato anche il candidato sindaco del 5 Stelle, perché riconoscevano credibile quella proposta, non tanto in quanto, in quanto programmi. Perché sfido un torinese che ha votato, uno dei tanti torinesi che ha votato 5 Stelle, a sapere cosa propongono nel programma. Perché se l'avessero saputo, probabilmente si sarebbero fatti qualche, qualche riflessione eh, sull'andare appunto a dargli la preferenza. Invece, diciamo, la volontà forse di, di bastonare la politica, tutta che, è, che ha gestito questa Quindi città. Quindi il voto in questo senso è un voto molto di pancia. Intanto, vedo Luca Olivetti che si può accomodare, facciamo questi, questi passaggi in diretta, prego. Gli lasciamo ecco Luca eh, Olivetti di Un Sogno Capolista di Un Sogno per Torino, insomma un altro protagonista di questa eh, campagna elettorale. Eh, cominciamo con, eh, con Decari, Caria, visto che da qualcuno devo iniziare. Allora, un voto soprattutto di protesta, un voto eh, di pancia. Qual è lo stato d'animo con cui hanno votato i torinesi? E non è. Uh, come dire, una, interrogarsi in modo ozioso perché adesso ci sarà il ballottaggio e quindi bisogna capire al ballottaggio con quale spirito no? andranno uh, i torinesi al voto e se andranno con lo stesso spirito oppure se cambierà qualcosa, certo. Si combatterà a lungo in questi in, in modo, agi, sì. Uh... sì, perché tutto sommato la partita è aperta. Eh, abbiamo non più tardi di un anno fa l'esperienza Venaria, eh, che comunque insomma un po' di. Preoccupazione sicuramente al centro-sinistra la mette. Ehm, non so se sia un voto così tanto di protesta, non so se concordo con l'analisi che va un po' per la maggiore. Nel senso che, tutto sommato, ehm, sì, voglio dire, di solito si identifica il voto al 5 Stelle come voto di protesta, però oramai voglio dire, sono sul campo da, da molti e molti anni, oramai forse è un po' riduttivo chiamarlo voto di protesta, tutto sommato. Quindi, insomma, ehm. dice, a questo punto la protesta può essere all'inizio. Adesso... Secondo me sì, non è poi così tanto voto di protesta, la mia sensazione è che non abbia... E allora è un voto di programma, però come dice Ricca, dice io sfido eh, i torinesi o chi ha votato anche eh, per la candidata sindaca... Però questo sindaco, probabilmente vale un po' per tutti i partiti. chiedere a chiedere qualche punto forse, del programma. Forse, ma senza difendere i 5 Stelle, però voglio dire probabilmente è un'argomentazione una che può valere per tutti i partiti, forse meno per i 5 Stelle che per molti altri partiti, pensiamo a, insomma, ai successi di alcune liste anche Successi limitati, ma comunque di certe liste, eh, così quasi civetta, voglio dire. Eh, non so se poi l'elettorato del 5 Stelle mediamente sia poi più disinformato degli altri, ma comunque non lo so. Poi può essere, può essere oggetto di analisi. Eh, anche la sensazione sul, sull'amministrazione uscente, eh, sicuramente non vince. Non è un risultato particolarmente brillante, ma non è neanche una debacle se vogliamo rispetto anche ad altre città. Ecco, al di là delle percentuali, dei numeri. Cioè dice, Fassino ha tenuto, ma sì. Secondo me, sì. Secondo me, se guardiamo, se guardiamo appunto anche al Malcolm. Contento che, viene, che emerge così dalle interviste e che si percepisce così parlando, in realtà poi, tutto sommato, eh, diciamo, secondo me è un risultato tutto sommato soddisfacente. Che appunto, per quanto ci possano essere preoccupazioni per il ballottaggio per il centro-sinistra. Alla fine della fiera, salvo Sconquasi, lo mette abbastanza al riparo. Ecco. Quindi, secondo me, non è un crollo della, del centro sinistra, e su questo il centro si dovrebbe interrogare molto. Ecco, ultima, ultima osservazione su quello che è stato detto fino adesso: eh, in realtà, io non so se il centro destra unito avrebbe, avrebbe fatto, avrebbe, come dire, avrebbe superato i 5 Stelle, nel senso che, al di là della somma appunto, numerica, la somma fa quasi la metà. Comunque, la somma fa quasi la metà. Però eh, comunque anche ammettendo che una proposta unitaria sarebbe, rimasta più sarebbe risultata più credibile, comunque secondo me il centrodestra sì che ha perso, ha perso male, male, male e perdere all'opposizione in, un, in, sì, sì, in, un, in una fase storica e, con, una, e con, un malcontento così come attuale, con un malcontento come quello attuale è una sconfitta doppia secondo me. Più ancora che per l'attuale amministrazione. Sentiamo Luca Olivetti come esponente un po' di, di questo centrodestra. Il centrodestra che ha perso male, un centrodestra in particolare, questo fatto che siete divisi, questa, eh, questa situazione insomma, che si è verificata già nella campagna elettorale, la, la lunghezza del tempo nel decidere chi fosse il candidato, questo palleggiarsi, la Lega Forza Italia, l'essere anche un po' il rimbalzo delle questioni romane. Tutto questo è stato penalizzante? Ma io non sono d'accordo che si è perso male, nel senso che si è perso malissimo. Uh... Peggio di e così non si poteva fare. un'autocritica proprio... No, ma bisogna, essere, bisogna andare oltre alla Prima Repubblica, bisogna essere sinceri, non ci sono vincitori, perché io non penso abbia vinto Fassino, Fassino penso abbia perso e, essendo un uomo intelligente capisce che perderà il ballottaggio con l'Appendino. Lei centro... dà già per eh, sicuro questo risultato. Ma eh, chi è di destra non può che votare l'Appendino, cioè io ho sentito tante cose, io voterò i pochi che hanno votato il nostro, la nostra lista voteranno l'appendino, perché riteniamo che si debba cambiare questo sistema, sistema Torino. Ma io non voglio parlare dell'appendino di Fassina, voglio parlare più che altro di quello che è la debacle totale del centrodestra. Il centrodestra ha avuto un fallimento epocale torinese, perché giustamente, come diceva il giornalista prima. Eh, Perdere l'opposizione perdere ancora in maniera, in, maniera, in maniera più grave. Però quello che posso dire è che non ha perso il centrodestra torinese. E su questo guarda, sono, sono estremamente convinto. Ha perso il centrodestra nazionale. Perché, che noi, peggio però, eh. perché noi abbiamo perso per delle scelte politiche aberranti nazionali. Io qui Fabrizio Ricca che stimo tantissimo e sono contento che sia passato in comune, ma mi dispiace che persone eccezionali, bravissimi consiglieri sì, tanto comunali. a beneficio dei telespettatori, perché c'era. <ride> Una uh, scheda elettorale che era un po' un Lenzuolo, insomma, sì, ma non è, non è... no, dico che Luca Olivetti esprimeva come candidato sindaco Morano, no, Napoli. Napoli. Scusa, ecco, vedi. Io stessa mi, mi sto confondendo. <ride> andiamo bene. Ma esprimeva non è quello cioè, io, io ho, ho iniziato Micà, facendo sì, eh, appartenenza alla Lega. Esprimeva e... come candidato sindaco Morano. Sì, no, ma... devo chiarirla questa cosa, perché c'è una cosa sì. che, che voi forse. Cioè, che io che io non è molto anche la signora Maria del Terzo Piano, che è una nostra utente, proprio affezionata, fa fatica a, a cercare a capire questo, no? a, a le, fare le queste, errori, queste divisioni. un errore politico lei, nazionale per perché, perché noi con Ricca, Marrone, Tronzano dobbiamo andare uniti. Perché dall'inizio, due anni fa, io sempre ho sostenuto che all'interno della Lega votare Ricca è un buon voto, nel senso che ha brevissimo ha lavorato in Consiglio Comunale in maniera eccezionale come ha lavorato Maurizio Marrone, che ha preso oltre 1200, 1300 preferenze e non andrà in consiglio, come andrà Tronzano e questa è la follia del centrodestra. Noi dovevamo andare uniti e questo è l'errore del centrodestra nazionale. Poi con Morano, ottimo candidato, Napoli, ottimo candidato, Roberto Ross, ottimo candidato, non mi interessa chi. Noi dovevamo andare Uniti. Noi abbiamo iniziato a fare questo lavoro due anni fa, due anni e mezzo fa e mi ricordo che Fabrizio è stato uno dei primi ad aderire a questo progetto. Questo non deve più succedere a Torino. Ed è questo l'errore che dobbiamo eh, comprendere e non fare più. Torino ha bisogno di un cambiamento, eh, noi che ci riteniamo di destra, io sempre, sono sempre stato a destra, Mi posso andare tutto quello che volete, gli errori che abbiamo fatto, ma noi siamo eh, soggetti di destra, ma in realtà contro questo sistema di sinistra di Fassino, 40 anni di sistema Fassino. Noi siamo per il cambiamento. Mi dispiace che non sia stato potuto fare, non siamo potuti andare in questo momento particolare storico al ballottaggio con Fassino perché non sono d'accordo con, con chi mi ha preceduto perché forse ce la potevamo fare perché Torino non ama Fassino e questo lo dimostra, il 40% di Fassino non si può dire che non ha debacle è un disastro per uno che ha fatto più del 50% l'ultima ultime elezioni lo dimostra anche il fatto che la Lega abbia retto abbia retto e abbia retto bene il fatto che tanti candidati del centrodestra abbiamo preso tantissime preferenze oltre i partiti, io faccio presente soltanto che Fratelli d'Italia ha preso l'uno e e pochi decimali, ma Maurizio Marrone ha preso oltre 1400 preferenze. Forza Italia. Ha avuto un collasso, ma Andrea Tronzano ha preso oltre 1400, 1400 preferenze. Se noi togliamo le preferenze dei partiti, vediamo che i partiti di centrodestra hanno fallito in questo sistema. Sono stati sorretti dalle preferenze, sono stati sorretti dai candidati credibili. Fabrizio Rizza, Ricca è un candidato credibile e ha sorretto la Lega, è inutile non, non dirlo. Poi io non l'ho votato, io non sono qui a, a dire un qualcosa di positivo a uno che non ho votato. Io ho votato la mia lista. Però posso dire che quando ci sono i candidati credibili, quando c'è un Progetto e Fabrizio, uno che è, ha lavorato per cinque anni bene, la gente lo premia. È questo che è mancato nel centrodestra, un progetto credibile. Se non è un progetto, la gente non vota, rimane al mare e questo è il problema reale del centrodestra. Il centrodestra ha fallito perché non ha dato un progetto. Abbiamo litigato a Roma e noi abbiamo pagato le conseguenze. Oscar Serra, questa analisi. È condivisibile? Sicuramente per parlare di Torino bisogna inserirla in un quadro nazionale in cui c'è stata una difficoltà generale del Partito Democratico, c'è stato il tentativo anche dei vertici del Partito Democratico a livello nazionale, in primis Matteo Renzi, di trasformare eh, queste amministrative eh, già in, una, in un primo referendum sul, sul suo operato, anticipando anche quella che è poi la campagna referendaria e in questo secondo me è stato evidente invece il tentativo di Piero Fassino di eh, ricondurre sempre una campagna elettorale che assumeva eh, una, un profilo nazionale su, su temi locali. Sicuramente Fassino. <coughs> ha pagato eh, la difficoltà generale eh, di un partito, di un partito di cui, eh, ricordiamo, lui non è stato uno qualunque di questo partito, è stato l'ultimo segretario di DS, è stato il fondatore del Partito Democratico. Quel che si è dice un che... pezzo grosso. Esatto, quindi è evidente che lui comunque eh, il suo, eh, questo voto di Torino va inserito in un contesto nazionale. È evidente che eh, Piero Fassino ha avuto un risultato sicuramente al di sotto delle aspettative, però se poi si vanno a vedere le altre grandi città italiane... Eh, Torino non è andata Così è, male. è stata tra quelle migliori alla fine eh, e il Partito Democratico di Torino è stato l'unico a sfiorare il 30% insieme a Forza Milano perché poi ovunque è andata, è andata molto peggio. Quindi da questo punto di vista, secondo me, Fassino può essere, eh, può essere soddisfatto, può considerare di aver, di aver retto l'urto. È evidente che adesso il ballottaggio sarà una, una partita molto difficile perché eh, c'è. Il timore grande che eh, serpeggia nel Partito Democratico e in chi sostiene Piero Fassino, ovvero la saldatura di, tutto quei, di tutti quei movimenti, di tutto quell'elettorato di, quell di, di protesta, cioè quell'elettorato che dice dobbiamo cambiare indipendentemente dal. e lo dice da una prospettiva di destra, come lo dice da una prospettiva di sinistra, cambiare perché eh, basta con il sistema Torino, con il sistema Fassino, con vent'anni di centrosinistra eh, che eh, ormai governa, eh, governa Torino. È evidente che se ci sarà questa saldatura attorno alla Figura di, di Chiara Appendino, allora a quel punto potrà essere difficile per Fassino essere riconfermato. Queste però sono congetture. Il dato di fatto è che Fassino parte da un vantaggio di 50.000 voti assoluti, ovvero quell'11% con cui si presenterà fra 12 giorni ormai al, al ballottaggio. Passiamo il microfono a Guglielmo Del Pero. Un, un giudizio allora su questa campagna elettorale, su questo risultato. Voi eravate, siete una lista civica che in qualche modo si è smarcata da, da qualsiasi appartenenza. No? Uh, vi è mancata un'identità? Uh, doveste rifare la campagna elettorale? Ci sono delle cose che fareste in modo diverso? Siete stati penalizzati in qualcosa? Cioè voi non esistevate, cioè siete esistiti in, in trasmissione da noi, siete, avete partecipato tante volte. Ci siamo occupati di temi economici, avete affrontato uh, dei temi economici, dei temi della sicurezza. Che cosa vi sentite di dire adesso? Ma, allora, innanzitutto. Siamo a Torino in una lista civica nata circa un anno fa. Eh, non avevamo partiti alle spalle e non avevamo politici. Voi tenete presente che abbiamo fatto una campagna elettorale con 1975 euro e tutti noi eh, in, totale? Ha... in totale. abbiamo speso 1975 euro per la campagna. Ci sono elettorale. dei candidati che avranno speso di più. No, 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 1975... No, 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 euro. dico, in altri paesi... Ah, altre... ah beh, certo, certo, l'analisi costo-voto di diciamo che se la faranno ogni partito, però questo è un dato di fatto. Eh, quello che abbiamo pagato, non lo so, è difficile dirlo, sicuramente abbiamo pagato il non radicamento sul territorio perché non, non eravamo conosciuti. Eh, noi abbiamo fatto una campagna elettorale dove abbiamo proposto eh, una serie di temi nostri forti mm. e abbiamo puntato molto sul cambiamento. Il problema è che noi siamo arrivati a questa campagna elettorale con oltre 30 anni in realtà di sistema Torino governato da un partito o, o perlomeno da una coalizione che è il centro-sinistra e siamo arrivati eh, con un centrodestra anche qui che è imploso dopo oltre vent'anni di incapacità politica da parte dei dirigenti attuali del, del, del centrodestra torinese. Questo ha fatto sì che emergesse nell'elettorato, l'ha spiegato benissimo il, il signore che è, è intervenuto l'ultima volta, eh, è emerso nell'elettorato, e noi ce ne siamo accorti, la figura di eh, Chiara Pendino come unica alternativa al ballottaggio a Fassino. Questa è la realtà. Eh, io sono d'accordo con, eh, con Riccardo De Caria, non è un solo voto di protesta. Eh, non è vero che gli elettori non abbiano capito il programma del Movimento 5 Stelle o perlomeno secondo me gli elettori non hanno capito il programma di nessuno perché nella campagna elettorale è stata estremamente noiosa, non ci sono stati sostanzialmente incontri. Sottotono sottotono, no? non c'è stato purtroppo anche per il numero eccessivo di candidati, questo è inutile negarlo, perché l'unica televisione che ha fatto, ha provato a fare un dibattito tra candidati è stata GRP, dove siamo andati in 17, avevamo un minuto di tempo per ogni risposta e sostanzialmente <ride> abbiamo detto tutti la stessa cosa. Quindi sono mancati Vabbè, sicuramente. Ma io aspetto gli spazi. per una lancia a difesa dei colleghi. Noi siamo sottoposti a una no, no, regolamentazione certo, sulla par, quale par, non mi par par esprimo, certo, certo. Eh, ma diciamo no, che ma almeno critica, se c'è la libertà ancora di no, pensiero certo. eh, una critica, posso esprimere una, come dire, un parere una negativo critica. sulla cosiddetta par condicio che assolutamente, impedisce assolutamente. alle televisioni locali, quando dovrebbero fare le televisioni locali, Vabbè. di fare la televisione locale. Ma questo è un problema nostro. Esatto. Però ormai i dibattiti sono stati quasi nulli se non qualche dibattito abbastanza noioso, mi faccio riferimento al dibattito tra i primi cinque potenziali che poi non erano neanche i primi cinque al teatro Carignano no? dove sono stati invitati eh, sulla base di non si capisce bene quali logiche cinque candidati, un dibattito noiosissimo non è uscito niente, quindi secondo me eh, gli elettori hanno capito quindi il, secondo il lei, insomma, gli elettori nel corso di questa campagna elettorale non hanno cambiato idea, non c'è stato qualche cosa, qualcuno capace di fargli cambiare idea, erano partiti con un'idea nel no, periodo allora, precedente e così, così hanno no, votato la campagna elettorale al di, là, al di là delle percentuali è emerso quello che tutti sapevano, che c'è un forte malcontento in città verso l'operato <coughs> dell'attuale giunta, soprattutto nelle periferie, eh, e questo malcontento eh. si è saldato proprio nella figura di Chiara Appendino, che secondo me ha fatto un'ottima campagna elettorale fino adesso, ed è emersa la Appendino come unica alternativa. Chiaramente i tre candidati del centrodestra non potevano essere un'alternativa, hanno passato tutto il tempo a fare campagna elettorale uno contro l'altro, quindi mi spieghi che alternativa fosse. E quindi i gruppi come il vostro, <coughs> I che gruppi cosa come farà il nostro in, uh, Le... considerazione... Eh, del ballottaggio quando ogni voto sarà importante perché è probabile allora, che si no, gira. Ma noi siamo consapevoli dell della, della nostra forza elettorale, quindi con molta umiltà noi ci confronteremo, verificheremo ovviamente le proposte dei, dei due candidati e daremo sicuramente quella che è una nostra opinione. Eh, tenendo presente che noi abbiamo fatto una campagna elettorale, come le dicevo prima, puntando sul cambiamento e puntando su tutta una serie di pilastri, trasparenza, eh, lavoro, abbassamento delle tasse, daremo un'indicazione coerentemente con, eh, con quello che abbiamo detto agli elettori fino adesso. Sicuramente la daremo. Però per il momento ancora diciamo, non Beh, vi pronunciate. I risultati sono oggi, fateci riunire e fare se non altro una. Una, una chiacchierata Vabbè, tale, no? non, possiamo, non possiamo dirlo la prossima settimana perché essendoci il ballottaggio noi torneremo in par condicio e quindi. di capire che tutti e tre non voteranno Fassino, <ride> però. Eh. No, noi votiamo Appendino ecco. <ride> <ride> Chi già ha dichiarato che voterà Appendino no, già, non, vo già, vo insomma... non votiamo, votiamo Fassino, ma l'Appendino è, cioè, è Fassino più giovane, quindi eh, le alternative davvero. Eh, siamo, è... Questa, scarsa. Io, anche io, in questa presa io, di posizione diciamo se, le divisioni all'interno del centro se fa bello va fa bello al mare se fa brutto va di montagna quindi eh, al ballottaggio non voto Qui al ballottaggio c'è Fassino, Appendino oppure mare e montagna come terza, come terza opzione allora noi andiamo un attimo in pubblicità rimanete con noi non so se voi potete ancora fermarvi se no, Ricca ci saluta e eh, insomma ci vediamo tra pochissimo rimanete con noi